La prima volta che ho guidato un motorino avevo 16 anni e il mezzo in questione era una rombante Honda Vision che arrivava al massimo a 50 all'ora. Mamma mia, che brutta che era! Da allora ho guidato vari scooter e moto, soprattutto per andare al lavoro ed evitare il traffico della Bergamasca. Questa però è la prima volta che faccio un viaggio così lungo su due ruote in un paese così lontano e la cosa mi esalta parecchio. Più passano i chilometri, più ci rendiamo conto che viaggiare così è molto diverso da quello che abbiamo sperimentato fino ad ora. È diversa la velocità a cui ci si sposta, è diversa la sensazione che si prova, è diversa proprio tutta l'esperienza. Ma la cosa che mi gasa di più è che quando arrivi a destinazione, in un certo senso, è come se quella meta te la fossi guadagnata. Viaggiare sulla Gioconda sta rendendo tutto più intenso, sia il tragitto che l'arrivo. Se poi ci aggiungi che siamo arrivati sopra i 1500 metri, ecco che ad alzarsi è anche il livello di avventura. Oggi quindi, tra i monti vietnamiti, coccole per tutti, sia per noi che per la nostra due ruote. Che poi con quello scooter a scuola mi prendevano tutti in giro, vabbè, era veramente orrendo. Sono le 8 e stiamo già caricando la Gioconda, pronti a partire stamattina piuttosto presto perché ha piovuto tutta la notte, ti si vede tutto grigio e vogliamo evitare di prendere la pioggia, quindi per ora, siccome non sta piovendo, abbiamo deciso di partire presto, anche perché questa famiglia si svegliano molto presto. Quindi sicuramente il lato negativo di dormire in famiglia è che se i signori si svegliano alle 7, tu ti svegli alle 7. Per forza. Per forza non c'è scelta. Quindi... la signora che se la urlava. Sì, alle 7 di mattina. Vabbè, carine, meglio. Però carini. Sì, sono carini. Poi meglio così andiamo stamattina e non ci bagniamo magari. Ieri sera comunque nella stanza a un certo punto abbiamo sentito un rumore. Che schifo, raga, mamma mia. Un baccarozzo grosso così. Ma stranissimo, tipo con un pungiglione alla fine. Pungiglione dietro? Sì. Volante. Un insetto mai visto, cioè un dinosauro volante. C'è una canzone dei Pinguini che dice... Cosa? Quello dei ragni. Quello che uccide i ragni al posto mio. Sì. Ecco, io sono colui che ti uccide i ragni. Che faccia anche scioccata. Là. Era brutto quell'insetto, eh? Mamma mia. Ah, signora. Ah, passport. Passport. Siamo passati dalla casa di una signora alla casa di un'altra signora. Qui abbiamo anche la TV con i cartoni animati. Facciamo colazione, il solito panino con l'uovo e il caffè stamattina caldo perché fa freddo. È quello tradizionale che gocciola, quindi c'è la parte sopra con dentro il caffè. Guardate quanto caffè c'è dentro. Con l'acqua e piano piano gocciola e finisce nella tazza sotto. Beh, nel frattempo sembra essere sceso tutto sgocciolato. Vediamo un po'. Basta, la signora ci ha messo il piccantino. Sta piangendo. È un po' di singhiozzo. Oggi la giornata è fresca, quindi tiriamo fuori il livello 1 di copertura e sperando che tenga questo tempo umidissimo, ma per ora non piove. Altrimenti dovremo tirar fuori il tandem che abbiamo nella sella del motorino. Parola d'ordine sempre sobrietà. La camicia. Beh, anche la signora non scherza, eh. Bye bye, thank you. Stiamo cercando di fare più chilometri possibile per evitare la pioggia, anche se la vediamo dura, la vediamo grigia oggi. Comunque siamo appena passati da un sacco di matrimoni, ci sono tutti i matrimoni qui in Vietnam in questo periodo, fanno questi allestimenti proprio sulla strada e il matrimonio dura tipo un'ora o due, infatti sono le 10 e c'era già gente che se ne andava dal matrimonio. E poi abbiamo incontrato il motorino scopino.
fantastico. Scopin, 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 pin, scopin, pin, scopin. Una cerimonia così a caso? Sì, al lato della strada. Sa che è un'inaugurazione, sì, di un centro vaccinale. Guarda qua che dragon! Bella tosta oggi, c'è un sacco di traffico su questa strada, alcune parti sono così, cioè senza i lavori, e sorpassano tantissimo le macchine, gli autobus, i pullman, è dura oggi. Fermati a prenderci una piccola pausa. Guardate qua comunque, ragazzi, la pioggia di stanotte che danni ha fatto. Wow, cioè, si è creato un lago in questa zona di questo paesino. Qui siamo fermati praticamente a caso e ci vorrebbe una barchetta. Ma c'è chi passa anche col motorino. Prima di ripartire, un dolcettino in questa bakery. Vedete, ci sono anche le bakery in Vietnam, vendono sia roba salata, questo panino per esempio con il wurstel, si vede sotto, e la frittata. Poi ci sono anche appunto i bignè che abbiamo preso, varie torte e altre cose strane. Questa per esempio non saprei come definirla, e anche questa con la barbetta bianca non saprei come definirla. La barbetta piace, comunque vedo, piace un po' dappertutto, sia sul dolce che sul salato. Comunque il bignè com'è? Nessuno assaggio, l'ha riempito al momento la signorina. Oh, infatti mi sembravano vuoti. Buono. Invece no, vedi? Buono, freschissimo. All'arrivo sta iniziando a piovere e qui la strada è sempre più in salita, stiamo salendo sempre più in alto. Ai ai ai, come nelle migliori storie, alla fine arrivo le difficoltà. Grazie. Quasi arrivati, siamo in fondo a questa stradina che discesa. Vai, l'ultima fatica di oggi. Ammazza, che discesa. Mamma mia ragazzi, oggi è uno di quei giorni in cui siamo veramente felici di essere arrivati. Questa è la vista dalla terrazza davanti alla nostra bella stanza di oggi. C'è un bel piumone che servirà sicuramente, viste le temperature. È arrivato il freddo. Fa freddino. È arrivato il freddo. Noi eravamo ancora abbastanza leggeri, adesso dobbiamo passare la felpa e cose lunghe. Sì. Qua siamo saliti un sacco, Mi sa che abbiamo nettamente superato i 1000 metri. Sì. Che bella vista che abbiamo anche dalla finestra. Bello, sì. La nostra stanzetta che costa 5 euro a notte. Pochissimo. Ridere. Fa ridere la parte migliore, però secondo me è il bagno, che è all'esterno. Vabbè. Sul balcone. Guarda qua. Questo piccolo edificio è il bagnetto con la doccia. Dopo un'oretta passata sotto la coperta, perché eravamo veramente infreddoliti dopo il tragitto di oggi, direi che proprio ci siamo meritati una cosa speciale. Oggi è così. Oggi è importante. Ci dobbiamo coccolare.
si accettano scommesse? Dove siamo? Dove dobbiamo essere, ragazzi? Finalmente, finalmente. La regina dei cibi, la regina dei profumi, la regina incontrastata. No, era ora, mamma. Era ora. Oggi poi è la giornata perfetta per mangiarsi una pizza. Allora, io ho il dubbio di aver fatto un errore, perché ho preso questa con i vegetable stew, che alla fine ho scoperto, alla fine è un minestrone. No, quindi vabbè. Pizza al minestrone va bene. E pizza invece vegetariana, normale, però con questi bellissimi cavoletti. Avocado? Che c'entra avocado? Non lo so, però quello è avocado. Buono! Ragazzi miei, si vede da sotto quei puntini neri, si capisce bene che la pasta è quella giusta. Ma la gioia di una pizza dopo più di 2 settimane, sei durato poco però, devo dire. Poco ma non pochissimo. 2 settimane sono 2 settimane, adesso va bene resistere, ma anche Angela ha deciso di fare metà metà con questa, che hai 4 funghi, quindi senza pomodoro ma con 4 tipi di funghi diversi, e quella vegetariana che ho preso anch'io. Angela l'ha assaggiata già. Buonissima, molto buona, sì, veramente buona, sì, poi col forno a legna. Ah, la cosa bella è che è un posto vietnamita, quindi sì. Non è italiano, no? Ci sono dei vietnamiti a fare queste pizze. E la cosa diversa un pochino è la varietà dei gusti. Sono dei gusti un po' fantasiosi, diversi dal solito. Comunque la pizza è a livello di quelle italiane, come impasto e come tutto. È quasi Natale, mi sembra il caso di festeggiare stamattina con questo bauducco che abbiamo trovato ieri. È un piccolo panettoncino di quelli che si trovano anche in Italia, ma questo bauducco noi ce lo ricordiamo. Noi ce lo ricordiamo perché forse anche in Messico c'era il bauducco. Esatto. Bauducco che è prodotto in Brasile. Che è arrivato in Vietnam, non si sa per quale strano motivo. Tra l'altro. Con delle banane che invece vengono dal Vietnam. Quindi, vabbè, queste sono local, queste sono importations. Importations. Tra l'altro è piccolissimo, sembra grande, ma in realtà è minuscolo. Apriamolo, facciamo l'unboxing. L'unboxing stamattina. Del panettoncino. Comunque, ieri sera dopo la pizza. Ciao, siamo crollati, siamo tornati qui alla stanza, ci siamo buttati e ieri è stata una giornata bella intensa, bella tosta, e quindi avevamo proprio bisogno di non fare nulla. Siamo stati sdraiati sul letto, io ho ancora un mal di schiena stamattina, mamma mia. Oh, Angela, tu non ti lamentare, il mondo di Sione. Stai a prendere sto panettoncino, minuscolo proprio, me lo ricordavo così, piccoletto, eccolo, una brioche. Guarda con che vista ce lo mangiamo, però. Vista su Dalat. Dopo il panettone abbiamo bisogno del nostro caffè quotidiano per iniziare la giornata con lo sprint giusto. Siamo venuti a berlo con il ghiaccio, anche se non fa caldissimo. Dai, questo caffè ti rimette proprio in sesto, Cioè, tu ti svegli col cerchio, la testa, problemi, dolori, prendi sto caffè, sparisce tutto. Passa tutto, guarda, sembra che siamo in un bosco, tra l'altro, dietro ci sono tutte le piante, perché Dalat è appunto una cittadina qui sui monti a 1500 metri, quindi bella fresca. È caldo. Non so che effetto farà questo caldo freddo, però... Dalat è stranissima perché in alcuni momenti non ti sembra neanche di essere in Vietnam, tipo adesso che c'è questa casa stile molto più europeo che vietnamita, perché qui durante la colonizzazione francese si trasferirono moltissimi francesi e europei in generale, attirati soprattutto dal clima di questa città, che non è caldo e umido come il resto del paese, ma è molto più fresco e asciutto. Quindi si trasferirono qui, costruirono queste abitazioni, adesso sono principalmente caffè e ristoranti o hotel, ce ne sono pochissimi. Qui ci siamo infilati proprio in un cancello, questo è un caffè oggi,
bellissimo, ma fa un effetto strano proprio vederlo. Non solo all'esterno, ma anche all'interno si è conservato lo stile classico, quindi sembra di fare un po' un tuffo nel passato. Anche un po' un tuffo a casa di Maria. Ci sono le stesse sedie. Ci sono gli stessi mobili, anzi, guarda qua che roba. Tutto legno scurissimo, anche il pavimento, legno scuro, i tavoli scuri, c'è il camino lì, perché comunque qui fa freddo, non fa caldo. Il famoso orologio a pendolo. Quello di Maria. E poi, insomma, sembra di essere tra Francia e Inghilterra. La colonizzazione francese in Vietnam è durata tantissimi anni ed è pure finita male, e ci sono pochi segni di questa occupazione in effetti in giro per il paese. Da lati invece è un'eccezione, ci sono queste case, ci sono altre tracce che hanno lasciato i francesi, e abbiamo anche una sorta di déjà vu per stare in tema francese, perché ci ricorda un po' quelle cittadine di montagna in India che invece sono state influenzate dall'occupazione invece degli inglesi. Quindi siamo sempre un po' in tema coloniale anche qui in Vietnam. Che hotel hanno costruito? Aspetta che passiamo nel traffico. La Rondò, guarda qua che roba, gigantesco. La Mer Per, oui, la perla del mer. È stranissimo perché dopo quegli hotel giganteschi ci sono queste case decisamente più normali e vietnamite. Oggi ne approfittiamo anche per fare il cambio dell'olio alla Gioconda e farci oleare la catena, perché sono passati un bel po' di chilometri, quindi va fatto, li facciamo controllare un po'. Quindi cambio olio super semplice come sul Biagino, sviti una vite e l'olio scende nella vaschetta di sotto. Ho svuotato l'olio, adesso lo sta riempiendo con un litro. Molto bene, adesso tutto questo lavoro, quindi cambio dell'olio più controllo della catena e aggiunta di olio sulla catena, ci costerà 5 euro. Trovare un meccanico in Vietnam, un meccanico per le moto, è veramente semplicissimo, è la cosa più semplice del mondo, ce ne sono a tutti gli angoli delle strade, addirittura questo è proprio all'ingresso della stazione dei treni di Dalat. Adesso il controllo della catena. Ok. Dopo aver velocissimamente cambiato l'olio alla Gioconda siamo... Ma che spettacolo è sta roba qua, ma veramente. Allora, siamo venuti alla stazione, a vedere la stazione, perché questo edificio, che come vedete anche questo non c'entra nulla con il Vietnam, perché la linea ferroviaria vietnamita, che conta 1700 km e collega principalmente Hanoi con Ho Chi Minh Saigon, quindi questa linea ferroviaria è stata costruita nel XIX secolo, nel periodo coloniale francese. In realtà è una linea ferroviaria molto obsoleta, ha un unico binario, quindi non aiuta nel smaltire, diciamo, il traffico e nell'agevolare il trasporto sia delle persone che delle merci. È molto poco utilizzata e molto molto lenta. Pensate che per fare da Hanoi a Ho Chi Minh ci vogliono dalle 30 alle 40 ore, quindi molto lenta e non viene utilizzata. È però un'attrazione turistica, esatto. Perché vedete questo bellissimo edificio stranissimo giallo con questi tre tetti a punta, è molto fotogenico, devo dire, quindi infatti, mi vuole fare una foto. Stavo facendo le foto, vengono tutti qui a fare le foto, sì. E tra l'altro si paga un biglietto d'ingresso per entrare in stazione, costa niente, 5.000 dong, è proprio centesimi, sì. Però si paga l'ingresso per vedere la stazione. La stazione di Dalat in effetti è molto molto turistica, ci sono tutti i banchetti che vendono souvenir, lì dietro addirittura c'è un treno, vedete, un treno storico che è stato trasformato in un bar, quindi si può bere e mangiare all'interno del vagone. Da questo lato invece c'è il treno, Paolo è salito e sta partendo, che fa una... Guarda che bello! Fa una tratta turistica perché porta a 5 km da qui, andata e ritorno, si può fare su questi treni antichi. Stai rovinando la foto alla ragazza dietro comunque. Andiamo a fare un giro veloce all'interno del vagone. Molto classico. Questo in realtà è chiuso.
sono le panche, non sono troppo comode, direi. Qui invece abbiamo la carrozza VIP. Guarda la differenza, infatti, e... hai tutti i cuscini, i divani in pelle. È un salotto. Tutti vengono qui per la stazione, per i treni, eccetera, eccetera, ma nessuno guarda questo! Che genialità! Un rubinetto che non poggia da nessuna parte. In realtà qua c'è il palo, vedete? Non svelare i segreti! In corrispondenza scusa, dell'acqua c'è il palo. Però beh, poi il suo effetto, dai! Originale, sì! Guardate ragazzi, di fronte a noi la rotonda più importante della città e lì dietro c'è questa torre che ricorda moltissimo la Tour Eiffel, ma è semplicemente una torre delle comunicazioni, ci sono le varie antenne attaccate lì sopra. Comunque ecco, questo è un po' il punto focale della città. C'è un'atmosfera diversa in questa Dalat, questa cittadina qui in mezzo ai monti, 1500 metri, dove a differenza del resto del paese non ci sono le risaie ma le piantagioni di fragole. Le fragole, guarda com'è rossa sta fragola. Assaggia. Le famose fragole di Dalat. Qua vengono coltivate tutto l'anno, ci sono delle serre, poi qua attorno tra le montagne. È proprio il prodotto tipico. Buone, dolcissime. Stiamo mangiando le fragole a dicembre. Sono veramente buone. E poi senza nulla togliere la rotonda di Zingonia, che comunque rimane in cima a tutte le preferenze, a tutte le classifiche, ad Alatto ci sanno fare anche quelle rotonde. Infatti, oltre ad essere la città delle fragole, è anche la città dei fiori, una specie di Sanremo vietnamita sulle colline. E infatti qua c'è proprio il mercato dei fiori, qua di fronte a noi. Anche un bel mercato coperto dove vendono soprattutto frutta secca, tra cui appunto le fragole, le vendono nei sacconi o nei barattoli, e c'è poi anche la confettura di fragole. Guarda che pezzettoni di fragole ci sono dentro. Un barattolino costa 85.000, quindi 4 euro circa. Non solo fragole, in realtà c'è poi un po' di tutto. Per esempio qua dentro c'è un sacco di roba secca, anche frutta e verdura. Qua si vede bene, ce n'è di tutti i gusti, carota, jackfruit, banana, verdure varie, cose viola, patate, tutto essiccato. Sì. Non avevo mai vista la verdura così, cioè in genere la frutta che si vede in questa forma, ma la verdura mai. Ce l'avete chiesto in tantissimi, un momento Angela sul cappello vietnamita. È arrivato il momento Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento Angela, quante cose ci racconterà. A posto, non ti guarda nessuno perché qua siamo abituati alla gente che canta a sì, caso. Sì, 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 io sono vietnamita dentro. Esatto. Facciamo questo momento Angela proprio davanti a una bancarella che vende i cappelli. Si chiama Non La in vietnamita. Ci sono due versioni, quella cono che abbiamo visto tradizionale, che in genere è utilizzata dalle donne, e questa invece più simile a un cappello con la tesa larga, che è invece per gli uomini. Hanno entrambi la stessa funzione, cioè coprirti dal sole, dalla pioggia, dal vento. Sono perfetti e sono nati soprattutto per i contadini in campagna, che li mettevano appunto al posto dell'ombrello, al posto di prepararsi per il sole. Poi intanto succede di tutto, caduto qualcosa, non si sa. Vabbè, sì, questo è tutto ciò che c'è attorno al mercato, strutture, banchetti e tutto quanto.
l'ultima cosa sulla struttura del cappello. Il cappello è fatto con un bambù che viene piegato a formare dei cerchi, appunto, e poi le foglie di palma vengono piegate per creare appunto tutta la parte del cappello, tutta la struttura del cappello, e alla fine viene ricoperto da una vernice trasparente che lo rende appunto impermeabile. La signora fa i waffle su strada, ecco che lo prepara, mette la pasta nella forma. E poi via sul fuoco. Abbiamo trovato questo negozio dove fanno soltanto tofu. Guardate come lo fanno qua. This is tofu? Is tofu? Okay. Da questa parte invece c'è il cavolo fermentato, quindi quello che in Corea chiamano kimchi. E di qua invece la versione fritta, quindi cucinata e già pronta per essere venduta. Oggi va di lusso, guarda che colori sto piatto, tutto vegetariano, con vista tra l'altro sulla città e anche sui cavi, che non mancano mai. È un buffet, quindi ognuno sceglie quello che vuole, e questa è una fregatura perché vorresti provare tutto, perché ci sono anche cose che non abbiamo mai mangiato, tipo questo tofu con l'ananas. Qui c'è la zucca, che voglia che avevo di zucca, e qualche strano altro, però è tutto tra colorato, seitan e tutto tofu, bello. Sì, guarda questa. Si ricrea un po'. Che sembra un'aletta di pollo. Sì, anche il posto è bellissimo, guardate com'è decorato da questo lato. Questa è la saletta interna e noi siamo messi proprio con vista sull'esterno. Abbiamo speso 2 euro a testa dal signor Beb Chai, quindi super raccomandato questo posto, si paga in base a quanto si mangia, abbiamo speso 2 euro a testa, quindi very 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 good. Abbiamo deciso di fare una piccola pazzia sul lago di Dalat, dobbiamo indossarci il giubbotto, ok, come on, non lo trovo, eccolo qua. Bella grande il nostro cigno privato. Attenzione, oh, si muove. Ok, bagnato. Oh, bagnato. Ok, questo left, right. Yes. Ok. E poi una bicicletta, un tandem. Indietro, andiamo indietro. Possiamo andare indietro. Bye bye. E si va alla scoperta del lago di Dalat. Col cigno. Ma che idee malsane ogni tanto, mamma mia. Ha detto perché ce n'è uno solo adesso e l'unico direttore. Lo possiamo beccare noi, dritto dritto. Lì, no, aspetta, girerei, aspetta, aspetta, giro. No, di qua a destra. Allora, andiamo a destra, vai. Dacci dentro, Angela, dacci dentro. Tu mi fai paura, Magari digeriamo anche. Esatto, oggi ci abbiamo andato. Dopo la bicicletta. Il pedalò. Ci rilassiamo anche. Meno male in questo momento c'è un bel sole, all'orizzonte no, non vorrei beccare l'acqua sul cigno. Immagini. Ma che cigno, eh! Ma è bellissimo! Ci voleva proprio questa giornata un po' così turistica qui ad Alat, in cui ci stiamo un attimo fermando, rilassando. Fermando non si direbbe perché stiamo pedalando, però comunque ieri è stata bella intensa, l'abbiamo detto, ma la cosa a cui ci stiamo anche abituando è che il viaggio in motorino non è proprio come quello in macchina o comunque con un van o un mezzo, è molto più stancante dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Ma c'è anche da dire che ti tiene anche più in forma, nel senso, uno pensa magari, non lo so, con la moto voi fate anche piccoli tragitti, evitate di camminare, ma in realtà stando sempre in tensione sul motorino per tante ore al giorno, alla fine si arriva a sera che ti fa male qualsiasi muscolo, non soltanto la schiena o le chiappe, ti fa male anche tutto il resto, e quindi comunque è anche un modo per mantenere un viaggio, diciamo, attivo, dinamico. Mentre in macchina, io penso per esempio all'America, no? Quando facevamo tantissime miglia al giorno, ma eravamo sempre fondamentalmente seduti in macchina, sia di giorno che poi la sera. Invece no, il viaggio in moto è un po' più vario,
E comunque sì, appunto, ti fa sentire un pochino più attivo. Anche a livello di testa sei sempre costantemente super concentrato, perché succedono mille cose, ci sono mille stimoli attorno e devi evitare le macchine, i camion, gli autobus, i motorini. È così, è così. E quindi sei super sempre concentrato, quindi ogni tanto ci vogliono queste giornate da cigno. Cigno. Siamo arrivati al Carciofo, che in realtà è un centro commerciale, diverso, e direi che ci siamo quasi, no? Possiamo anche girarci. No, arriviamo in fondo. In sono fondo? Sono 10 minuti, abbiamo un'ora di cigno. Ma anche la possiamo anche portarlo prima, eh? Non è che non siamo obbligati. Siamo scesi dal cigno, adesso ci godiamo questo bel tramonto dalla nostra guest house. Grazie mille ragazzi per aver visto il video fino a qui, sicuramente avete apprezzato se siete arrivati addirittura fino in fondo, quindi fate un po' voi, fate un po' voi. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, vi mandiamo un mega abbraccione di gruppo, alla prossima, ciao!